Siamo oggi per Liguria Today in Corso Gastaldi al sindacato Fenalca per vedere come gli effetti del Covid-19 hanno influito sulle famiglie genovesi. Ultimamente si sta parlando sempre tanto di reddito cittadinanza. Ecco, per alcuni è stato visto come un provvedimento antipatico. Ci può spiegare il vostro punto di vista? Allora, il reddito di cittadinanza è uno strumento a supporto del reddito nato in questa legislatura, quindi tutto sommato abbastanza recente. È nato dall'idea di creare un supporto per tutte le persone prive di lavoro e tecnicamente in cerca di lavoro. Nato in questo modo, però, molto spesso si è trasformato in un supporto per le persone che in realtà il lavoro non lo cercano. Quindi, diversamente da come era stato pensato, in uno strumento fatto per chi è in difficoltà economica e solamente in difficoltà economica. Qual è la differenza sostanziale? Il lavoro è un'esigenza, è un diritto. È importante per ogni persona riuscire a trovare una propria dimensione, un proprio collocamento lavorativo. Ci sono persone quindi che attuano una politica attiva, si iscrivono al collocamento e poi incominciano una ricerca reale del lavoro. Il reddito di cittadinanza era stato pensato per questa tipologia di persone. Dopodiché, per come è l'attuale impostazione dello strumento, è ben difficile verificare chi è realmente in cerca di lavoro. I navigator danno 1-2 appuntamenti alle persone e compilano una scheda e danno qualche indicazione. Però rimane questo però dove non c'è una reale verifica di chi cerca il lavoro e di chi è attivamente impegnato a questo. Non critico il reddito cittadinanza come strumento a supporto della povertà, anzi, ci sono tante persone che hanno serie difficoltà economiche ed è giusto che possano avere in una determinata fase della propria vita un sussidio che gli permetta di avere quello che è il sostentamento minimo, quindi il mangiare, il poter pagare l'affitto e il poter avere quello che sono le cose di prima necessità. È altrettanto vero che però se il reddito di cittadinanza deve essere uno strumento a supporto del lavoro, deve esserci una reale politica attiva e una reale azione nel dare una mano alle persone a trovare un'occupazione. E deve essere affiancato obbligatoriamente da quello che possono essere dei corsi di formazione, dei percorsi attivi all'interno delle aziende per un inserimento, perché i dati statistici sono molto molto chiari. Molte delle persone che percepiscono il reddito di cittadinanza hanno una difficoltà a trovare lavoro perché non hanno una professione acquisita, hanno molto spesso una bassa scolarizzazione e quindi non riescono a confrontarsi con l'attuale mercato del lavoro che molto spesso richiede persone specializzate, richiede professionalità e richiede un inserimento graduale fatto di un percorso che prevede formazione e lavoro. Le critiche che mi sento di fare all'attuale modo in cui è impostato questo strumento è appunto questo. SPID e firma digitale sono delle parole oggi molto in voga, ecco. E ci può spiegare esattamente cosa sono? E poi vorrei capire se in una popolazione anziana come quella genovese, ecco, si riesce a digitalizzare le persone oppure ci sono delle difficoltà maggiori. Parto dall'ultima parte della domanda. La popolazione genovese è stata una popolazione molto attenta a questi cambiamenti, come lo è spesso in tutte quelle che sono i cambiamenti epocali, perché proprio di un cambiamento epocale si parla, nel senso che attraverso questi strumenti che sono l'identità digitale, la possibilità di firmare digitalmente un documento, cambiano quello che è lo scenario della gestione di quelle che sono alcune pratiche che normalmente siamo abituati a fare, sia nei confronti del pubblico sia nei confronti del privato. Lo SPID è una chiave. Lo SPID è una chiave d'accesso a tutto quello che sono una serie di servizi che la pubblica amministrazione ci fornisce. Faccio un esempio molto pratico. Mettiamo che noi alle 7:30 di sera abbiamo bisogno di avere un nostro certificato di residenza. Con l'identità SPID noi entriamo all'interno del sito comune, del comune, veniamo immediatamente identificati.
compiliamo l'ultima parte della richiesta e il comune nel giro di pochi minuti, pochi istanti addirittura, manda sulla nostra mail quello che è un certificato. Un tempo per fare questo bisognava andare a fare code, code molto lunghe, alzarsi, andare all'anagrafe e fare tutta una serie di cose. Abbiamo bisogno di controllare la nostra posizione all'Agenzia delle Entrate. Utilizziamo nuovamente questa chiave SPID, andiamo sul sito dell'Agenzia delle Entrate e lì è presente tutta quella che è la nostra posizione fiscale, le tasse che abbiamo pagato, le nostre dichiarazioni dei redditi. Possiamo verificare se magari ci è sfuggito di pagare qualche tassa, piuttosto che se magari abbiamo delle tasse arretrate e sono alla conservatoria, verificare quanto sono. Piuttosto che magari una cosa che tutti quanti abbiamo sempre fatto, andare a chiedere all'INPS il nostro estratto contributivo. Con lo SPID possiamo entrare sulla nostra pagina INPS e avere a portata di mano tutte le informazioni che ha lo sportellista dell'INPS all'interno del suo ufficio, perché possiamo vedere il nostro estratto contributivo, possiamo vedere se siamo i nostri dei pensionati cidolini, possiamo aver fatto un finanziamento concessione del quinto e andare a vedere il nostro piano di ammortamento, quindi tutta una serie di cose importanti. È vero che c'è una fascia della popolazione che si rifiuta di utilizzare questi strumenti, ma per fortuna sono sempre meno le persone che hanno una resistenza e un pregiudizio e sempre più le persone che stanno imparando a utilizzare questo sistema. Molto spesso la pigrizia, soprattutto a volte nelle persone anziane, ma anche molti giovani, ci porta a dire no, è una cosa che non serve, è una cosa che non è utile. Quando si incomincia a verificare la reale utilità di questo tipo di strumento, allora veramente non se ne può più fare a meno. Abbiamo avuto ora interrotto per esempio il cashback, che è uno strumento che si poteva gestire attraverso l'app IO, che è un'app della pubblica amministrazione. Con lo SPID si può entrare all'interno di quell'app e avere sotto controllo tutto quello che sono, tutta una serie di cose. Si parla di Green Pass. Il Green Pass arriverà anche quello su un'app dello Stato, che è appunto l'app IO piuttosto che l'app Immuni, e questo SPID, che sembra una parola così strana, così al di fuori del normale uso comune, sta diventando per l'appunto la chiave per poter semplificare la vita di ognuno di noi. Quello che l'informatizzazione e questo tipo di strumento fa è semplificarci la vita. Ecco perché negli ultimi periodi sono sempre più le persone che in passato non lo utilizzavano, ma vengono a chiedere cos'è lo SPID. Quello sì, abbiamo sentito parlare di questo SPID e mi ha detto il mio amico che con quello è riuscito a vedere l'INPS. Domanda risposta da persona poco addetta ai lavori, ma ci rende chiaro come questo tipo di strumento rappresenta il futuro, un futuro che ci permetterà di vivere meglio, di saltare le code e ci permetterà di avere sempre sotto controllo tutte le nostre cose. E la firma digitale? La firma digitale non è altro che la possibilità di firmare tutti quelli che possono essere i documenti che quindi noi dovevamo sempre andare a firmare in un posto attraverso questo strumento che è uguale alla firma messa sul pezzo di carta. È un po' riduttiva come risposta, però ci permette di capire quello che è, ovvero la possibilità di firmare a distanza, in remoto, quello che possono essere i nostri documenti e le nostre pratiche. Ormai sono quasi 2 anni che lottiamo contro il problema Covid. Ecco, voi che avete il polso delle famiglie genovesi, com'è cambiata la situazione all'interno dei vari nuclei familiari, soprattutto a livello economico? Ma diciamo che c'è stato un impoverimento della fascia media. La prima cosa che mi viene di rispondere di getto a questa domanda è per l'appunto questa. Il problema di fondo è che già nelle prime settimane del lockdown è emersa una situazione molto chiara. C'erano delle famiglie in crisi. Questo dimostra un po' l'incapacità del sistema economico di creare una vera ricchezza e di creare solidità per quello che riguarda i nuclei familiari. Possiamo dividere quella che è la popolazione in 3 macro aree, una fascia medio-alta, una fascia media e una fascia sulla soglia di povertà. La fascia sulla soglia di povertà è andata immediatamente in difficoltà. Inserisco in questa fascia le persone, le famiglie con un basso reddito o quelle con un reddito parzialmente dichiarato e un reddito parzialmente in nero.
ci sono delle categorie di lavoro che per abitudine hanno uno stipendio dichiarato e poi un fuoribusta dato dei propri principali, piuttosto che alcune mance che diventano parte integrante del reddito. Nel momento esatto in cui c'è stato il lockdown, questi nuclei familiari sono andati immediatamente in crisi, non soltanto perché il legislatore non ha risposto immediatamente a quello che erano le necessità dei sussidi, anzi forse lo ha fatto con un po' di difficoltà, è ovvio, perché ci si è trovati tutti in un'estrema differenza rispetto a quello che era prima, però ha provato a intervenire. Ma mancava per molti nuclei familiari quello che era la parte di reddito non dichiarato, che era quello che permetteva di arrivare con difficoltà verso la fine del mese. Un reale impoverimento è arrivato invece per quello che riguarda la fascia media, ovvero tutti quei nuclei familiari che fino a quel momento non erano sulla soglia di povertà, ma con questa situazione di crisi hanno visto abbassare il potere d'acquisto dei propri soldi. E quindi tutti quei nuclei familiari che hanno dovuto aumentare quello che erano le spese, magari per comprare i computer per la didattica a distanza, piuttosto che per sostenere magari ripetizione dei figli che, non potendo andare a scuola, entravano in difficoltà nel percorso formativo, piuttosto che tutta una serie di spese aggiuntive che tutti quanti abbiamo vissuto e quindi conosciamo di cosa stiamo parlando: rincari generalizzati di generi alimentari, piuttosto che rincari generalizzati dell'energia, e cose che hanno portato la fascia media ad avere una situazione di impoverimento. Poi c'è una fascia medio-alta che ha risentito molto meno di quella che è la situazione, e poi c'è un'ulteriore fascia che è quella che viveva e vive ancora magari con le entrate da affitti, piuttosto che con entrate da rendite. Questo ha dimostrato che c'è un po' un'incongruenza nel sistema, a mio avviso. Abbiamo visto attività commerciali che sono entrate in crisi per l'appunto per i costi fissi, e la maggior parte dei costi fissi non sono quelli del personale, che è stato in qualche modo superato e supportato da quello che è il legislatore, ma costi fissi legati al mantenimento per l'appunto degli affitti, dei magazzini, piuttosto che le attività commerciali. Questo ci deve fare molto riflettere. Il Covid è stato una mazzata sulla schiena per molti. Come superare questa fase è ancora in divenire, ma dobbiamo prendere e far tesoro di quello che il Covid ci ha insegnato. Bisogna rivedere il sistema economico e rivederlo per quello che riguarda la parte fondamentale. Bisogna riuscire a dare agli imprenditori una sorta di serenità e la possibilità di non entrare in crisi dopo 15 giorni da un provvedimento di chiusura, che è quello che purtroppo è successo.